si è portato dentro la brutalità del campo di concentramenti. Quello sì, mi ha raccontato tante volte queste cose brutte che a volte passavano a fare delle perquisizioni i tedeschi e picchiavano, malmenavano questi poveri ragazzi. Gino Bruni fu catturato l'8 settembre 1943, deportato e poi internato sino all'8 maggio 1945 nei campi di concentramento nazisti, uno dei tanti soldati italiani che da vicino ha conosciuto l'orrore dei lager, come un altro aretino, Omero Malentacchi. Ricordando quei momenti si vedeva che scendevano le lacrime e lo riviveva anche nella notte, avendo come degli incubi. Arezzo ha deciso di omaggiare nel 77° anniversario della liberazione della città la memoria dei concittadini, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti o destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale. Il nostro Parlamento, appunto, con il riconoscimento di questo con la medaglia d'onore, ha inteso proprio attribuire, manifestare, riconoscere a quanti hanno subito l'internamento e sacrificato la loro vita il giusto tributo, il giusto riconoscimento nei confronti veramente della loro patria e del nostro paese. Il messaggio è rivolto sempre ai ragazzi, alle generazioni più giovani e anche alle generazioni future, perché attraverso questo riconoscimento, attraverso le celebrazioni, noi dobbiamo mantenere vivo il ricordo, la memoria, ma non come esercizio sterile, proprio per consegnare ai ragazzi il valore di quello che si è fatto in quegli anni, di quello che si è subito, di quello che si è sofferto, in nome e per garantire a loro oggi, a noi oggi, la libertà. Riconoscimenti consegnati nel corso di una cerimonia in prefettura ai familiari. Questi soldati hanno dato la vita perché erano età e che arrivavano da ragazzi e hanno fatto la loro vita quasi tutta sotto le armi. Persone normali, di cui se ne è parlato anche poco, perché c'è la giornata per i caduti di Cefalonia, c'è la giornata, altre giornate, ma non dedicata esclusivamente a loro. E questa è una grande cosa, è una cosa che ci riempie il cuore d'orgoglio.